ist der Präsident der Kultusgemeinde? Perks. Sind Sie der Präsident? Sie. Major Kappler von der Waffen-SS erwartet Sie sofort in der Militärkommandantur Rom zur Befehlserteilung betreffend die in der Stadt ansässigen Juden. Ma subito. Ja, sofort. Loro non potrebbero dirmi... Wir haben Befehl, Sie zur Kommandantur zu begleiten. Andiamo. Vieni. Signor Presidente, l'accompagno. Grazie. Forse è meglio essere in due. Giovanni! Giovanni! Sta attenta a non spaventare Tilda. Papà, papà, dove vai? Saremo di ritorno subito, caro, vedrai. Pronto, c'è Giulia, per favore. Sì, Giulia è qui. Gliela chiamo subito. Giulia? Pronto? Sì, papà, calmati. Ma sì, cara, sono calmo, ma mi basta averli visti e capire che si stanno occupando di noi. Tu vieni subito, dobbiamo stare insieme, dobbiamo decidere. Sì, papà, sì. Io devo andare. Vengo con te. Sì, ma non spieghiamo niente a nessuno, mi secca. Cara, tienici informati. Non sapevo che eri ebrea. Beh, adesso lo sai. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ma allora venite tutti e due da me. Noi due a casa tua. Certo. Ma i tuoi nemmeno ci conoscono. No, Massimo, sei molto caro, ma... I miei genitori sono brava gente, saranno felici di aiutarvi, sono sicuro. È un'offerta fatta col cuore e ne terremo conto. Mi hai commosso, ragazzo. Giulia. Pensi anche tu che siamo in pericolo? Beh, certo, con i tedeschi. Wie viele Mitglieder zählt die israelitische Kultusgemeinde Roms? Quanti sono i componenti della comunità israelitica di Roma? Grazie. Ci sono state le persecuzioni, molti se ne sono andati. È difficile dirlo. Wir haben viele... Capisco, capisco italiano. Geht es den Juden gesundheitlich gut? Stanno bene di salute gli ebrei romani? Miserie e malattie non mancano. È difficile trovare e comprare medicina. È la guerra. Ma gli altri romani stanno su per giù come noi. Stimmt es, dass die Juden die ältesten Einwohner Roms sind? È vero che gli ebrei sono i cittadini romani più antichi? Dass sie niemals durch den Titusbogen gehen, weil ihre Vorfahren als Besiegten durchgeführt wurden? E non passano sotto l'arco di Tito perché i loro antenati vi furono condotti come vinti? Infatti è così. È una tradizione antichissima che ancora si tramanda. Hoffen wir, dass die neue mit dem Reich verbündete italienische Regierung bald gebildet wird und dass sie sich um euch kümmert. Speriamo che si costituisca presto il nuovo governo italiano alleato del Reich e che si occupi lui di voi. Vorläufig müssen wir uns selbst darum kümmern. Eine kriegsbedingte Notwendigkeit. Oggi ce ne dobbiamo occupare noi direttamente. Der Führer hat erklärt, dass überall, wo gegen das Dritte Reich intrigiert wird, stets ein Jude dahinter steckt. Il Führer ha scritto che dovunque si trama contro il Terzo Reich, lì c'è sempre un ebreo. Von Cain bis Marx ist die Geschichte des Judentums die Geschichte der Schande der Menschheit. Da Caino a Marx, la storia degli ebrei è la storia della vergogna dell'umanità. Das Dritte Reich fordert von der israelitischen Kultusgemeinde Roms die Zahlung von 100 Pfund Gold. Il Terzo Reich esige subito dalla comunità israelitica di Roma 100 Pfund d'oro. Come 100 Pfund? 50 Kili. Ja, 50 Kilo. 50. Entro dopodomani a mezzogiorno. Come trovare 50 Kili d'oro per dopodomani? Ja, übermorgen. Dopodomani a mezzogiorno. Wenn ihr aber nicht wollt, dann hören Sie mich gut an. È un out-out. O loro, o 200 capi famiglia come ostaci. 50 chili di questi tempi. È una pazzia. Sono orefice da 30 anni. Loro se lo sono venduto tutti. Calma, calma. Aspettate. Ci faremo trovare nel tempio. E se entreranno saranno maledetti. Non dobbiamo venire a patti con loro. Preghiamo il Signore.
Lui ci proteggerà. Qui non ce la facciamo più! Vogliono entrare! Non riusciamo più a tenerli! Che sentano anche loro! Fate entrare! Calma, calma! Fermatevi! Fermatevi al tavolo! È giusto che siate informati anche voi. Avete capito? Vogliono 50 chili d'oro. Ma 50 chili d'oro sarebbero circa 12.000 anelli come questo. E la nostra comunità è ridotta a poche migliaia di membri. Chi aveva mezzi se n'è già andato. È assurdo. Non ce la facciamo. Amici, o gli ostaggi o l'oro. È vero che siamo rimasti in pochi, ma l'oro bisogna trovarlo. Non c'è altra alternativa. Io sono sicuro che i tedeschi manterranno la parola. Amici, forse non ci siamo spiegati bene. Se non vogliamo dare l'oro, dobbiamo scegliere 200 ostaggi, 200 capi famiglia da consegnare ai tedeschi. Volete rischiare la vita dei nostri figli? Se non vogliamo cedere al ricatto, cominciamo a fare l'elenco di questi 200 ostaggi. Me mi metterete per il primo. Giusto, presidente. Su questo sono d'accordo. Ma le voglio chiedere una cosa, ci andiamo noi dai tedeschi o aspettiamo che ci vengano a prendere? Io dico che li dobbiamo aspettare. Se li vengono a prendere, gli ostaggi, dovrà venire almeno un tedesco per ogni ebreo, a ciascuno il suo. E il mio a casa non ci torna, questo ve lo giuro. Quando l'agnello è sotto le zanne del lupo, gli resta solo da sperare che la bestia non sia troppo affamata. Se noi diamo i 50 chili d'oro, è tutta forza che noi perdiamo. Saremo più deboli ancora. E i tedeschi faranno di noi quello che vogliono, ma se rispondiamo no, no! Questo si saprà dappertutto. A Roma, in Italia, tutti quanti lo sapranno e tutti saranno con noi. E di questo i tedeschi dovranno tener conto. Ormai hanno i giorni contati. Non capite che hanno già perso la guerra? L'oro serve a noi, sennò cosa mangiamo? Ma ci dobbiamo calare i calzoni proprio adesso che stanno arrivando gli americani? Ma non arriveranno in tempo per noi. Gli americani, sì. Li hanno visti, racconta, Alberto. Sì, due giorni fa, la redata di Via Nazionale. Lui era con me, ma non l'hanno acchiappato. A me mi hanno portato a Nettuno a scavare trincee. E lì degli operai che ci hanno aiutato a scappare hanno visto i paracadutisti americani. Proprio stanotte. Stanno preparando lo sbarco. Lo dicono tutti. Ve lo posso giurare. È proprio così. Amici, per ora qui ci sono i tedeschi e ci siamo noi. La storia del secondo fronte la conosciamo tutti. Gli americani sbarcheranno. Io ci credo e me lo auguro. Ma dove? E quando? Noi abbiamo un giorno solo. I giovani beati loro non lo sanno. Si meravigliano sempre di tutto. Dai romani in poi, quanto oro. Quante lacrime abbiamo versato. Sempre abbiamo dovuto pagare. Durante il regno dei papi, il rabbino andava in Campidoglio dal capo rione della città per recargli il tributo. Quello lo prendeva e alzava il piede così, come a dargli un piccolo calcio. Era un gesto simbolico, ma intanto era così. I tedeschi che garanzie ci danno? Per me ha ragione quel signore lì, quel nostro amico Davide. Non possiamo assolutamente fidarci dei tedeschi. Bravo, professore, ha proprio ragione. Pace, fratelli. Io vi dico che anche questa volta noi pagheremo il nostro tributo. È tutto quello che mi resta. Si fermi, signor Sermoneta! Davide, ascolti! È un momento grave! Dobbiamo essere tutti d'accordo, uniti, insieme! Davide, e allora? Li hai sentiti? Lo vogliono proprio dare loro. Non sono certo io che posso convincerli. Non so parlare io. Secondo me tu, Davide, hai detto delle cose giustissime, sai, giustissime. Perché è sicuro che non ce la caveremo davvero con questo regalo. Io ho fatto quel che potevo. Ascoltate! Cominciate a raccogliere oro nelle case! Noi telefoneremo a quelli che abitano fuori del ghetto! Stanotte dobbiamo avvertire tutti! Tutti! Piperno 7 grammi. 7 grammi. È così che rispetti il coprifuoco, sta eh? Sta chiudendo, proprio adesso. Sta chiudendo, sta. Già, proprio adesso. Ah, vedi come ci sanno fare sti tedeschi, eh? Quante ne dovete dare? 50 chili. 50 chili. E questo che è? Le tavole della legge. E ve le portate al collo? Sì, sì. 50 chili a Roma, altri 100 a Milano e noi che stiamo qui non siamo buoni a fa niente. Hai ma capito perché però? Non ce sappiamo fa?
Roba che con 100 chili d'oro avremmo rimesso su, la milizia avremmo rimesso su. È inutile, i tedeschi sono tedeschi. Poi sta roba, tutto quello che è maiale, nix, verboten. Ma perché sei tanto buono? Perché sono ebrei, no? Andate via, andate via. Mia zia, il venerdì, non mangia carne manco se muore. Ma pure quando si trovava, Ma a te il maiale ti piace, no? Ah, miseria, ce ne fosse. Oh, lo senti? È buono, mangiane un po'. Su, è un camerata che offre. Su, così ci racconti bene sta faccenda dell'oro. Quanto ne avete raccolto? Su, tiè, magna. E lascialo fa, quello magari non magna da stamattina, ma il maiale gli fa schifo. E qua, mette da sede e facci compagnia, Un boccone solo, su. Stavolta devi accettare. Ma no, non ne mangio mai, ho già mangiato, non ho fame per niente. Non c'ha niente fame, sentitelo sta faccia da denutrito. Ma mi fai i complimenti. Andiamo su, assaggia. Non mi fa perdere la pazienza, su. Mastica, dimmi se è buono. Su. Hai visto? Andiamo, Simone. È tardi. Simone, adesso calmati, calmati, su. Senti, t'accompagno a casa, Grazie, Davide, vengo. Andiamo. Grazie, grazie. Ma domani verrai davvero? Non lo so, caro. Ho bisogno di pensarci. Anche se non verremo a casa tua, ti telefonerò. Senti, Giulia, è colpa mia, non ho mai osato dirtelo. Forse non dovrei dirtelo neanche adesso. Da tanto volevo parlarti. E il coraggio l'ho trovato solo ora. Ma tu non puoi ascoltarmi, scusami. Perché ti scusi? È così bello quello che hai detto. Quasi non ho più paura. Allora è meglio che resti con te? No. Non puoi. Anch'io non vorrei più andare via di qui. Mi piace ascoltare la tua voce. Potrei dimenticare tutto, Massimo. Apri fuoco! A casa! Tu a casa! Vedi, dobbiamo lasciarci. Sì, allora verrai. Sì. Grammi 5, prepari la ricevuta. Ma cosa fa? Scusi, no, perché? Signor Amalfi, non vorrà mica dare ai nostri nemici anche i suoi ricordi. Noi daremo oro e basta. Ah, avete ragione. Posso sedere qui vicino? Vorrei seguire la raccolta, vedere come va. Si accomodi, di spazio ce n'è anche troppo. Magari là in fondo, non darò nessun fastidio. Ecco. Il nome? Anselmo Finzi Fualdo. Nome? Sonnino, figli. Mi ridia la pietra, per favore. Non vale niente, ma è l'ultimo ricordo di mio marito. Certo, e come? Togli la pietra. Sono 30 grammi. A noi servono. Se li diamo, non serviranno né a noi né a loro. Non ce la faranno mai. Thank you.
È la nostra vecchia mezzusa d'argento, non vale niente, ma è un ricordo di quando ero a Livorno da bambino. Viene dalla Palestina. Beh, adesso è inutile piagnucolare, abbiamo dimenticato niente. No, papà. E allora andiamo. Senti, papà, con questa barbetta sembri proprio un rabbino. E allora cosa dovrei fare? Tagliarmela, secondo te? E poi comunque ricordati che nella vita bisogna sempre avere una certa dignità. Dignità. Allora, Davide, ci stanno le scarpe o no? Questi due devono andare fino a Tivoli a piedi. Dov'è finito tutto quello che avete preso in caserma? Ma che ti pare che abbiamo fregato? Le armi, solo le armi. Da pagare non ce l'abbiamo. Alberto ve l'ha detto. Prendi, è roba di guerra. Ma è meglio che andare scalzi. Allora, dove sono queste armi? Le avete nascoste? Ma certo, ci servono. Noi siciliani siamo. Dove andiamo adesso? La Sicilia è liberata. Noi ci stiamo organizzando qui. Abbiamo comandanti, armi, tutto. Se i tedeschi si arrischiano, vedrai che bufera. Soltanto che non abbiamo da mangiare, da vestirci. Dici, l'Alberto, diccelo tu. Sì, gliel'ho detto già, gliel'ho detto. Aiutami a spostarlo. Poi parliamo delle scarpe. Ma che vuoi fare? Trasloco? Ma che dai nulla? Te lo spiegherò dopo, aiutami. Oh. Anzi, non ti spiego niente. Ve ne accorgerete stanotte perché l'ho spostato l'armadio. È lontano il vostro rifugio da Tivoli? Amerigo, gliela faresti stasera in bicicletta una bella passeggiata fino a Tivoli? E voi? Beh, sì. Beh, ci possiamo arrivare. 20 paia di scarpe, eh? Una ventina. Può darsi che possiamo fare un cambio. Merce contro merce. Ma voi per caso vorreste... Noi stiamo peggio di voi. Non l'avete capito? I maschi sono tutti figli miei, le donne le nuore e i ragazzini i nipoti. Siamo tutti questi. E quello è mio fratello. 100 lire per uomo al giorno. Mangiare e dormire. Lassù c'è l'aria buona. E poi c'è il viaggio. E quanto è il viaggio? 100 lire per uomo. Ah, ma i ragazzini no. 100 lire per uomo. Amice, tu che ne dici? Siamo in 21, mamma. Ci vorrebbe la Banca d'Italia. Magari gli uomini, eh? Sì, gli uomini. Zitta. No, no. O tutti o nessuno. 100 lire è uno sproposito, de meno. Ma io rischio la pelle. E se no trovo qualcun altro che mi paga. E dite un po', nemmeno se paghiamo con l'oro. Certo, l'oro è meglio della carta, ma la somma deve essere la medesima. È inutile fare quelle facce, ve l'avevo già detto io. Nasconderci è impossibile. Quel po' d'oro che abbiamo, se vogliamo salvarci per conto nostro, non basta. Ma messo nel mucchio, sì, non dobbiamo scoraggiarci. È appena mezzogiorno, abbiamo ancora 24 ore. La raccolta non va male. In comunità c'è tanta gente che porta l'oro. Ce la faremo. Io non ho più un grammo d'oro, bisogna impegnare qualche cosa. E portare anche dei soldi. Io impegno il letto, ecco, il letto mi impegno. Ah, io dico che non c'è via di scampo. Bisognerà fare come fanno gli altri. Servisse a qualcosa almeno. Ma allora quest'oro lo devono dare tutti, capisci? Sì, tutti! Mamma, sì. Capite? E allora dai, cominciamo! Sì, un po'. Ma io ho solo questa e voglio tenermela. Tu e quel Davide, non fate troppi furbi. Io ho occhi per tutto. Mamma. Ricordati! Ma no, e orecchi! Creda, ho fatto il possibile per avvertire la Croce Rossa Internazionale, ma ogni comunicazione con Ginevra è stata interrotta. Li vede? Anche qui. Sono arrivati un'ora fa, ormai a Roma comandano loro. E un momento. È tutto quello che posso fare. Grazie. Lei, dove va? C'è qualcuno, il podestà, il governatore? No, no, non c'è nessuno. Signor Presidente,
Sermoneta, mi dica, che c'è? Ho riflettuto sulla situazione. Se voi insistete per accogliere Lolo, questo a qualcosa può servire. A nascondere la gente. In campagna, dai contadini. Oppure in città. Ma lei, Sermoneta, non si rende conto della situazione in cui ci troviamo. Ho fatto un giro per la città in cerca delle autorità italiane, ma sono spariti tutti. Roma è sconvolta dall'incertezza e dalla paura. Gli uffici pubblici, le strade, sono deserte. Dentro alle case non si parla che dello sbarco degli alleati, ma intanto i tedeschi hanno tutto in mano. Voi vi aspettate il miracolo. Le autorità siamo noi. Per conto mio so bene quello che devo fare. Voi avete fiducia nei tedeschi e non in noi. Siamo uomini, no? Possiamo organizzarci, difenderci. Noi abbiamo oltre 5.000 anni di storia alle spalle. E troppe persecuzioni abbiamo dovuto subire. Sono più di 5.000 anni che lottando siamo rimasti noi stessi. Non è una forza questa? Ma loro nelle mani hanno la forza dei mitra. E io vi dico una cosa. La vostra prudenza è follia. Che fai qua? Ma Davide, senti, lo faccio per te. Per voi uomini. Lo danno tutti loro, non vedi? Vieni qua, fammi vedere. Che cosa hai portato? L'orologio, Davide. È tutto quello che avevamo. Neanche tu capisci. Ma insomma, sono tuo figlio. Mi riconosci, Davide? Sì. E allora tu non pensi che qualche volta sia io ad avere ragione? Rispondimi! Ma io non so niente. Non far domande. Faccio quello che fanno gli altri. È la paura che vi impedisce di ragionare. Tu sei come gli altri. A casa comando io. Questo forse mi servirà a qualche cosa. Davide! E non mi è mai servita, per fortuna. E proiettili ce ne sono? E tu che mi dai? Scusi, no, ma teniamo sempre chiuso. Ma per carità. Papà, siediti, sarei stanco. Ma vi trattenete? La devo aiutare? No, grazie. Allora, che ve ne pare? Tutta la mattina ho aspettato una telefonata. Non è un granché, ma cerchiamo di sistemarla meglio. È l'unica stanza. Ora chiamo mia madre. Ringraziala. Sì. E poi? E poi sono degli ebrei, perseguitati. Tu questo non lo capisci, vero? E la ragazza è anche mia compagna d'università. Non dà gli esami perché come ebrea non può iscriversi, ma è più intelligente e volonterosa di tanti altri. È quella che ti telefona sempre? Non mi telefona tanta gente, non sarà proibito, spero bene. E poi sono innamorato di lei. È vero, non scherzo. È la ragazza più in gamba che abbia mai conosciuto. E se fosse possibile la sposerei domani, se lei mi volesse. Basta, basta. È tutto chiaro. Tanto per cominciare, la porti in casa. Ma via, mamma, ascoltami, cerca di capire. Ho anch'io da dire qualcosa in questa faccenda. Ma senza isterismi, per carità. È una cosa seria e dobbiamo parlarne seriamente come siamo abituati in questa casa. Giulia e io non prendiamo il caffè. Scusate, ce ne andiamo in terrazza. Permesso. Io mi perdoni, signor Ortona, ma certo tra genitori non deve essere difficile discutere di queste cose. Lei, grazie. Con le sue convinzioni, sì, insomma, con la religione diversa dalla nostra. No, va bene così. Che idea sul matrimonio di sua figlia? Sul matrimonio? Ma che storia è questa? A meno che Giulia non... Ma non mi risulta che Giulia... I tedeschi perseguiteranno anche te se hai una moglie ebrea. E sarebbe peggio per tutti e due. Ma Giulia, tutti i giovani della mia età sono già scappati. Per ora noi studenti di medicina li serviamo negli ospedali, ma tra poco dovrò nascondermi anch'io. Allora ho ragione io, Massimo, ti sarei di peso. Sarebbe assurdo. Giulia, non hai ancora detto che mi ami. Non è assurdo voler essere felici. E se questa felicità dovesse finire, Massimo? Ma tutto questo mondo finisce. L'importante è che sia stato.
Sorridimi, Giulia. Sorridimi. Vada pure per dare i cenni. Signora, s'accomodi, abbia pazienza. Un altro, per favore. Ma che roba è? Non vi preoccupate, sono puliti. Non è per questo, ma adesso come farà? Per quel che se trova questi tempi da mangiare non mi servono. Ha ragione lei. Grazie, un altro, che l'ha ricevuta più avanti. È una saliera. È d'oro, vero? Come? Lei è la signora di Veroli. L'ho venduta io, non si ricorda. Oh, mi scusi, non l'avevo riconosciuta. Tempi lontani ormai, signor Piperno. Signora di Veroli. Lascia stare, gli la mando io la ricevuta. Un altro, per favore. Pensa che erano tra i più ricchi della comunità. Pesa, avanti. Terracina Angelo. Signora di Veroli, 54 grammi. Terracina Angelo, 15 grammi. Su, andiamo svelti, per favore. Il nome? Il suo nome, signora? Un'anonima. Per la ricevuta? Ma non fa niente, senza ricevuta. Va bene, signora. Allora scriverò una cristiana. Come vuole. No, no, batta pure. Piuttosto che finisca in mano ai tedeschi. Se è d'accordo, possiamo cominciare a fare un primo controllo. Credo sia il caso. Qualche chilo già c'è. Avanti. Permettono? Amalfi Simone. Io avevo un negozio di panetteria. I signori forse si ricorderanno. Poi il governo mi tolse la licenza e così ho dovuto chiudere. Come no? Mi ricordo benissimo. Ho provato a fare il conto. Ecco, non sono più di 7 chili. Sono già le 6 di sera. Stanotte con il coprifuoco dovremo interrompere la raccolta. Insomma, ci resta troppo poco tempo. Non ce la faremo, mi credano. C'è molta gente, ma non bastano. Ce ne vorrebbero molti di più. Sì, è vero, ma sa... No, purtroppo è così. Bisogna guardare la realtà in faccia. Ha fatto bene a venire da me, ma mi raccomando, non vada a dire queste cose in giro. Non dirò niente a nessuno, anzi, mi scusino, Mi scusino. Senta, resti qui, non vada di là. Perché non mi aiuta a far paura? Io ho l'impressione che questo poveretto... Guai se si comincia a diffondere questo scoraggiamento. Quel poveretto mi fa paura. Bisogna far subito qualche cosa. Quell'uomo ha ragione. Da adesso bisogna controllare il peso ora per ora. Cominciamo a fare subito la prima pesatura dell'oro. Guarda, ne servirebbe una anche per lei. Massimo De Santis, nato il 18 marzo 1926. Ma tu sei del 22. Ma non capisci, è una carta d'identità falsa. Il comune di Ceprano è stato bombardato. Non potranno mai dimostrare che è falsa. E ora parliamo di questo matrimonio. È una cosa possibilissima. In questo momento c'è anche una dispensa particolare. La conversione al cattolicesimo non sarebbe necessaria, ma io ho avuto un incarico delicato. Da mia madre? Già. Tua madre desidera una nuora di religione cattolica in casa, un desiderio legittimo. Ripeto, non è la Chiesa che lo esige, ma la tua famiglia. Sono pregiudizi, lo capisco, ma ci sono e bisogna tenerne conto. Io pensavo che ciò riguardasse soltanto Giulia e me. Non credevo di avere dei razzisti in famiglia. Non puoi dire così, è difficile lottare contro certe vecchie idee. Io ti capisco benissimo, ma ho le mie responsabilità. E poi non sono l'unico sacerdote a Roma. Ti ringrazio, hai fatto quello che potevi. Massimo, senti... Arriverai ad una rottura con tua madre se insisti. Mi scusi, signorina, ma ho voluto che anche lei si rendesse conto. Ha fatto benissimo. Meglio avere le idee chiare. Una rottura? Sarà lei che l'avrà voluta. E ora? E ora niente. Tra me e te è tutto come prima. Tutti contro di noi. Pronti a colpirci. Ma perché, Massimo? Che abbiamo fatto? Colpa mia, è soltanto colpa mia. Ti ho procurato solo guai. Anche a tuo padre, poveretto. Bisogna avvertirlo. Anzi, Giulia, stanotte andrei a dormire a casa di amici sicuri. E domani troverò un prete che non sia mio parente. Voglio fare le cose in regola, capisci? Ma come ti metti contro i tuoi da un momento all'altro? Sarà una lezione, così capiranno. Si tratta del nostro futuro, non possiamo cedere. Massimo,
E ora, Giulia, ascolta bene quello che ti dico. Devi avere fiducia in me. Non avere paura. Nessuno mai ci potrà dividere. Non mi chiedi nemmeno se io sono d'accordo. Da ieri fai tutto da solo. E io che devo fare? Io ti amo. Ecco, Vittorio, Alberto, Gianni, Mario, Samuele, Angelo, Settimio, Abramo, Pierpaoli. Ecco, 8 figli maschi. 4 kg e 200 grammi. 12 kg e pochi grammi. Ha guardato bene. 12 kg, credevo veramente fosse di più. Quell'uomo aveva ragione. Non ce la facciamo se continua così. Come va? Ah, lascia stare. Quando pesate, quanto stiamo? Non lo so, ma che volete che vi dica? Io sono soltanto l'usciere. Ma perché non ce la volete dire? Non so niente, è inutile che insistete. Ecco la sua ricevuta, signora. Grazie, grazie. Ma l'hanno pesato almeno. Ma ce lo poteste dire a quanto stiamo, no? Ma vi ripeto che non so niente, cosa vi devo dire? Ditemelo voi. Che succede? Niente, signora, niente di grave. E che non ce lo vogliono dire? Ma perché non ce lo vogliono dire? Ma allora non ci arriveremo. Stia tranquilla, signora. State calmi. Come fare? Calmi. È assurdo. È assurdo sperare la nostra salvezza dall'oro. Solo il Signore potrà aprire il cuore dei nostri persecutori. L'oro. L'oro. I tedeschi ci hanno dato questo falso idolo e noi lo adoriamo. Da ieri preghiamo l'oro, non il Signore. Riavviciniamoci a Lui piuttosto. Nei millenni. Non ci ha mai abbandonato. Ma tu che cosa credi, rapito? Che io non abbia pregato? Ho consumato le giornate intere per parlare a lui, ma non giova a niente. Non è vero che il nostro Dio ci aiuta, ci ha abbandonato. E i miei figli, allora, di, devono morire? Poi che siano presi come ostaggi? L'oro non basterà, non basterà. Propongo sia restituito ai proprietari. Nessuno vuole più pregare. Avete dimenticato la nostra fede, perciò tutto è perduto, il nostro popolo è perduto! No, sta zitto, rabbino! Mamma, portami via! Calma, calma, fratelli, amici! Sì. Ascoltate! Silenzio! State tranquilli. Dobbiamo restare calmi. Oh, ecco qua. Va bene. Oh, buonasera, sua Malfi. Buonasera. Che succede? Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Thank you.
Ist das verrückt? Nein, es ist ein Priester. Ein Jude, ja, ein Jude. Melden wir das der italienischen Polizei. Das ist das Ghetto. Hier, da und auch dort befinden sich weitere kleine jüdische Gruppen. Doch müsste man die Aktion hier konzentrieren. Im Ghetto befinden sich etwa 2000 Mann. Das Ghetto ist leicht abzuregeln. Man gelangt auf vier Wege. Hier genügt ein einziger Trupp. Hier braucht man höchstens 30 Mann. Und auch hier sind 30 Mann mehr als genug. Nach Meldungen des Telefonabbruchdienstes werden Sie die 100 Pfund nicht zusammenbringen. Und wir sind untätig. Lesen Sie Ihren Plan. Verhaftung und Transport sind für 3000 Personen vorgesehen. 5 Züge in Kampfformation. Kraftfahrzeuge zu 7 Tonnen, 40 ungefähr. Eisenbahnwagen 12 wenigstens. Desinfektionsmittel 90 Kilo Kreolin. Ein Arzt. Zur ständigen Kontrolle der Karawanne, 3 Züge mit einem Offizier, eine Feldküche, Vorrat laut Militärreglement, komplette Feldausrüstung, ohne ein wenig vegetarische Speise für die Deportierten zu zählen. Und haben wir das alles? Vor 2 Wochen haben wir sie beim Kommandofeldmarschall Kesselrings verlangt, jedoch ohne jegliche Antwort. Dank der Einmischung des Konsuls, um Schwierigkeiten in Rom zu vermeiden. Non c'è nessuno in giro. Allora, che dobbiamo fare? Seguitemi. Volete sapere che c'è oltre questo muro? Adesso ve lo faccio vedere io. Tieni qui. Ecco, spegni quella luce. Siamo arrivati. La tua bottega? E chi se l'aspettava? Avete capito, testoni, che in trappola non ci prenderanno mai? E adesso andatevene. Per la stessa strada. Così la imparate. Io preparo le scarpe. Fra mezz'ora esatta tutti pronti per la partenza. D'accordo? Via.
E tu? Adesso capisco perché non saluti nemmeno quando passi davanti alla bottega. Te ne vai. Di la verità, Giulia. Hai vergogna di essere stata alla scuola israelitica con noi? Io? Perché? No, non me ne vergogno affatto. Ti ricordi quello che ci facevano recitare? Ashatav de Leshana Abav Veara De Israel Benehorim. Oggi la schiavitù, domani la libertà. Quest'anno qui, l'anno prossimo in terra di Israele. Sono migliaia di anni che lo ripetiamo. Che ingenuità. Ma in quelle parole c'è qualcosa che mi commuove ancora oggi. E tu vorresti dimenticare tutto. Ricordo, eravamo tutti un po' innamorati di te. Tu eri la più sensibile, la più bella e intelligente anche. Dicevamo sempre, guarda come sono queste ragazze ebree. Davvero ero carina? Sì, molto bella. Avrei baciato la terra dove passavi. Ma adesso è un'altra cosa. Te ne vai? Hai scelto il momento buono, non c'è che dire. Ma sì, essere ebrei è scomodo di questi tempi. Meglio farsi un fidanzato cattolico, magari un marito, e confondersi con gli altri. Davide, mi stai insultando. Te ne rendi conto? E io che ti credevo tanto diversa. Guarda come si sbaglia alle volte. Ma in fondo... sei proprio bella. È già qualcosa. Sei impazzito, Davide. Perché sono ebreo. Non sei altro che una bella ragazza. Che peccato, meritavi di più. Addio, Giulia. Buona fortuna. Vattene. Vattene. Forza, in bicicletta. Dai, pedala. Giulia? Ciao, Giulia, cara. Novità? Massimo ti ha telefonato. Ah, sì, sì, per questo sono corso qui. Dovevi almeno farmi capire qualche cosa. Certo che per un padre è più difficile, ma io speravo che tu avessi fiducia. Poi, rompere con i suoi non è certo l'inizio migliore. Capisco che con quella suocera, ma andarsene così, da soli. Siete proprio decisi, vero? Sì. Sì, credo di sì. Massimo, io l'ho stimato sempre. E adesso lo amo. Vicino a lui mi sento un'altra. Non ho più paura. Perché hai fatto questo? Fratello mio, perché? Di qui, di qui, di qui. Dillo tu, Fiorenzo.
Queste sciocchezze non si devono fare. Coraggio, no. Forza, coraggio. Datemi una sedia. Se no noi... Come facciamo? Come facciamo? Eppure certe volte... Voi avete altro da pensare. Massimo, sei tu ora che hai la responsabilità. Io resto a casa. L'ho già detto a Giulia. E niente saluti, perché ci vediamo domani. Ah, senti, vieni. Non ho altro. E tu, papà? Io? Ma questo era della mamma, ti spetta di diritto. Io ho la mia pensione, per bacco. Papà, io vengo con te. Ma che cosa dici? Massimo, ma che razza di fidanzato sei? Falle intendere tu la ragione. Via, via, via. Domani vi sposerete e mi darete una grande gioia. Giulia, tuo padre preferisce che tu venga con me. Sì, certo, certo. A noi vecchi che potranno mai fare? Voi giovani dovete nascondervi. Papà, e se stanotte resto qui? Povera Rosa, hai visto, Giulia, hai visto. Aveva paura per loro, che non ci arrivassimo. Era così buono. Tieni, portalo tu. È l'ultimo che ci è rimasto. Allora... Non l'avevi ancora dato? Giulia, non piangere. Ma che cosa volete? Vogliamo parlare. Signor Giovanni, vogliono parlare con lei a tutti i costi. Niente, niente, non voglio vedere nessuno. Loro, pisaviarlo, dove stai? Dove stiamo? Sfondate la porta! Fermi!
casa. Sì, deve stare qua dentro. No, no, ma non lo volete capire? Che se date loro a quelli, non vi salvate. Sentite, sentite, ho un'idea. Lasciatelo parlare. Quanti siamo qui? 5, 6 famiglie? Bene, penso io a tutto. Vi nasconderò. Ho tanti amici, sapete, penso io a tutto. Ho degli appartamenti. Basta, porco, lontani, lontani da qui, non li conosce nessuno. Ma non date loro a quelli. Non glielo date. Non vi salvate. È inutile. È inutile. Chissà che cerca quello lassù. Vuol prenderti una fotografia? Che, non lo vedi? Pensa un po' se atterrasse qui vicino a noi. Salirci sopra e via. Tu dove andresti? Ma... forse in Palestina. Là almeno sono tutti come noi. E poi? Credi che sia molto meglio là che qui? Con gli arabi, gli inglesi. Non sono come i tedeschi, d'accordo? Ma per noi è dappertutto la stessa cosa. Ma perché ce l'hanno sempre con noi? Questo non l'ho mai capito. Perché fa comodo, no? Guerre, carestie. I governi non sono mai responsabili. La colpa è sempre degli ebrei. Bastano un po' d'articoli sui giornali e tutti ci credono. Ma dopo tutti questi macelli, speriamo che per mio figlio si presenti un avvenire migliore. Se no è meglio farsi maomettani, buddisti, e piantarla con questa storia. Zitti! Ma che hai sentito? Non è ancora mezzanotte? Mica possono essere già qui. Dopo la guerra le cose cambieranno. La Palestina, eh? Già, una bella idea. Ma io sono romano, italiano. Perché dovrei andare laggiù? Ho mai dato fastidio a qualcuno, io qui. Basterebbe un po' di rispetto. Che ci lasciassero stare. Sì, speraci. Anche dopo sarà come sempre stato. No, non sarà più così. Le cose cambieranno. A patto che... A quale patto? Anche un cane, se è maltrattato, si ribella. Ma noi niente. Mai. Nemmeno il coraggio di aprir bocca. Sappiamo soltanto rassegnarci. Ma deve cambiare. Deve cambiare. Eccoli, arrivano. E come funziona? Il caricatore lo mette qui. Poi tiri indietro. Pronto. Avete dato a tutti le armi? Sì, sì, a tutti. Sei pazzo! Qui è pieno di tedeschi. Sì, sì, hai ragione. Ma capisci? È magnifico. È formidabile. Stamattina presto. Sì, senz'altro. Il più possibile. Dobbiamo consegnare a mezzogiorno. E siamo molto indietro. Sì, mi raccomando. Grazie, grazie. E allora, che facciamo? Facciamo come gli altri, diamolo. Non mi importa niente, siamo discriminati. A noi proprio non ci riguarda. Ho tanta paura. Dobbiamo andarcene subito. Sì, avvertirò anche gli altri. E mi telefonate a quest'ora. Ma io non ho più niente. Oro, e dove volete che lo trovi? È un ricatto. Ma c'è speranza? Ma è impossibile. Ostaggi. No. Sì. Non ho più niente. D'accordo, tenteremo. Sua Eccellenza? Sì, Sua Eccellenza. Sì, lo svegli. È una questione urgentissima. Sì, d'accordo. Vado subito. Pronto? Sì, appena cessato il coprifuoco. Sì, vengo alle 7. Sta bene. Andrai da lui. Sì, dobbiamo tentare tutto. Comincio a disperare. Come... sì, come sceglierebbero gli ostaggi?
Feldmarschall Kesseling. Ja, jawohl. Ja, Herr Feldmarschall. Es steht nahezu fest, dass die Juden nicht alles Gold abliefern. Leider ist mein Kommando nicht in der Lage, die Deportation durchzuführen. Ja, bitte um Ihre Unterstützung. Rivoglio il mio oro, capito? Il mio oro! Sono 3 chili! 3 chili! E li rivoglio subito! Subito! Altrimenti vi denuncio tutti ai tedeschi! Mi hanno scardinato la porta! Mi volevano linciare! Ma io li denuncio! Li faccio andare in galera! E quell'altro è figlio di... Via, calmo e non urli! Qui non ne sapevamo nulla! Perché non si siede anche eccolo lei? Eccolo lì! Eccolo lì il mio oro! Me lo hanno portato via! Me lo hanno rubato! Una rapina! 3 chili! 3 chili! Non facciamo scherzi, eh! Lo rivoglio tutto indietro! Tutto! Tutto! Forse le cose stanno come dice lei, ma io ho da farle una proposta. Quell'oro, tutto, in parte, noi possiamo comprarlo. Signore, vede, stiamo per arrivare faticosamente ai 50 chili. Mancano 5 ore a mezzogiorno. Se lei ce ne leva 3 adesso, è un brutto affare per noi. 3 chili pesano troppo per noi. E che mi danno in pagamento? Sterline? Dollari? Ma che dice di questi tempi? Carta straccia, vero? Ve la tenete voi la carta straccia? Io voglio l'oro, l'oro è mio, me lo sono sudato, l'ho lavorato col sudore della mia fronte e lo rivoglio tutto, tutto fino all'ultimo grappolo. Basta, è la mio, smetta. Tutto. Le farò restituire l'oro, signore. Ma la smetta con questa piazzata. Sua Eccellenza l'aspetta. Sì? Sì, va bene, d'accordo. Ah, un abisso di anni, cugino. Non mi sarai venuto ad affliggere con i guai della tua comunità? Era anche la tua, prima che tu rinnegassi il nome di tuo padre, cugino. Ho 7 milioni in questa borsa, raccolti ieri lira per lira. Ci occorrono 7 chili d'oro e la tua banca... La mia banca si impegna soltanto in buoni affari e basta. L'oro ci serve entro 4 ore. Accomodati. Non prendi niente? Un caffè? Una sigaretta? No. Quello che chiedi è assurdo. Rischioso, proibito dalla legge. E io non ho affari consistenti col comando tedesco, altrimenti potrebbe essere una partita di giro. E soprattutto lo considero un affare in perdita. No, non vedo nessuna possibilità. Vi ho tradito io, eh? Siete voi che mi avete messo al bando, perché ho voluto essere come gli altri e farmi valere al di sopra del vostro inutile orgoglio, per quello che potevo valere. E valgo molto se ti sei degnato di ricordarti di me in questo momento. Mi sento anch'io di carne ed ossa come te, solo che vogliono perseguitarmi. Loro vogliono, intendi bene, non io, perché sono ebreo. Buono o cattivo a loro non importa, sono ebreo e gli basta. E che io sia ebreo è vero. Ma anche tu lo sei. Hai voluto dimenticarlo. Credevi di esserci riuscito. Ma ora eccomi qua. Ci sono io, per mandato dei nostri persecutori, a ricordartelo. Credo che ci siamo detti tutto. Io non traffico né in moneta italiana né in ricatti. Siamo intesi? Niente oro. Mi dispiace. Ludovico, stavo pensando, non sei molto cambiato da 40 anni fa. Eri un sionista arrabbiato. Credi ancora negli immancabili destini della nazione ebraica? Buongiorno. 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 Posso sedere? Prego. Forse 2 colpi di martello, il tacco sta partendo. Si può riparare? Faccia vedere. Se si accontenta di un tacco autarchico, glielo metto subito. Una curiosità, quanti anni ha lei?
25, perché? Alla sua età volevo fare il giro del mondo, proprio così, per la causa di Sion. Lo avevo già organizzato. Poi venne la guerra, l'altra. Mi dica francamente, lei al mio posto cosa farebbe? Lei sa già cosa penso a proposito dell'oro. E non ho cambiato idea. Ma adesso non sono più solo a pensarla così. I miei amici sono decisi quanto me a difendersi. E noi in campo di concentramento non ci andremo. Ogni ebreo è un tedesco, è il prezzo. Ci vengono a prendere qui. Lo domandi a loro. Ci provino. Lei mi propone la distruzione del ghetto, una strage. Ormai tutto il mondo è contro i tedeschi. E tutti saranno con noi, a patto che noi siamo pronti a batterci. Ecco, è pronta. Io non sono presidente solo dei giovani. Nel ghetto ci sono anche i bambini, le donne. E allora, che cosa propone? Se ci concedono una proroga, ce la faremo, sì. Ne sono convinto. E dopo? Manterranno la parola. Non c'è altro da fare. Senta. Sì, sì, lei ha ragione. Manterranno la parola. Hanno giurato di distruggerci, è questa la parola che manterranno. Mi creda. Siamo convinti di poter rispondere alla vostra richiesta. Se soltanto potessimo avere ancora 3-4 ore, fino alle 18. Bene. Noch immer nichts von Kesselring. Nein, Herr Major, die Kamine sind noch nicht da. Die Eisenbahnwagen sind besetzt. So gewähren wir halt den Aufschub. Mit Großzügigkeit umdrehen. Gehen Sie mittlerweile selbst hin, drängen Sie auf Antwort. Selbst mit dem Aufschub gelingt es Ihnen nicht. Halten Sie sich bereit. Irgendwie muss diese Geschichte enden. Ich werde persönlich an den Generalfeldmarschall schreiben. Gehen Sie nur. Jawohl, Herr Major. Wird gewährt bis 18 Uhr. È concesso una proroga di 6 ore. Fino alle 18. Bene. Jawohl, allerletzter Termin. Ultimo termine. Sì, grazie. Io non so ebrea. E poi ce n'ha uno solo. Bardi. Però se l'accettate... Signora mia, a noi serve tutto. Ah, meno male. Grazie. Sono il segretario di Sua Eccellenza. Sì, immagino. Subito, d'accordo. Per favore, chi ha già versato l'oro se ne vada. Aspettiamo, voglio vedere che succede. Allora, voi altri che dovete ancora versare da questa parte, da questa parte. Il segretario di Sua Eccellenza ha portato l'oro. Sono 7 chili esatti. Dica a Sua Eccellenza che la ringraziamo. Va bene. Per il pagamento appena viene il presidente. Molto bene, aspetto qui. Dovremmo essere sui 47 chili. Perdoni, monsignore, se ho insistito per parlarle così in fretta. Devo porle una richiesta urgente. Ma forse lei ha già capito di che si tratta. Dica, dica. E non si preoccupi. Anzi, spero che capirà le precauzioni che ho dovuto prendere per questo incontro. Ma tutta Roma è sorvegliata. Certo, capisco bene la gravità della cosa. Ma è un impegno così, per una somma talmente elevata. Avessi almeno il tempo di consultarmi. Comunque, non dovete perdervi di coraggio. Andate avanti, vi resta ancora qualche ora. Se no, l'oro che eventualmente dovesse mancarvi, ve lo daremo in prestito. E per la restituzione? Quando la comunità potrà. Grazie. Ci contiamo, monsignore. Cercheremo di fare da soli, ma lei mi ha tranquillizzato.
Vorrei tornare subito alla comunità. A Lungotevere, Cenci. Penso già a cosa potrà accadere dopo. Si limiteranno a questo ricatto i tedeschi contro di noi? Il Vaticano che ne pensa? Lei ha qualche informazione? Forse non devo, mi scusi, ma il nostro stato d'animo in queste ore... La comprendo benissimo. Ma chi può dire che cosa hanno in testa i tedeschi? Già, chi può dirlo? Aggiunga i 7 chili. No, è impossibile. Non confondiamoci, aspettate un momento. Ma sì, 43 e 300. Ma se aggiungi i 7 chili, 50 chili e 300! 50 chili e 300! Abbiamo raggiunto 50 chili e 300! 300 ci siamo, ce l'abbiamo fatta! Papà, c'è il presidente che sta arrivando! Ma che dicono? È vero? Suo cugino, 7 chili ce ne ha venduti. Ha accettato in pagamento il nostro denaro. Ce l'abbiamo fatta. Finalmente mi sento un'altra. Sì, Giulia. Ora penseremo solo a te e a me, vero? Noi due e nient'altro. Allora! Ma è vero! Rimettiamo a posto l'armadio, presto! Oh, è finita! Siamo salvi! Siamo tutti salvi! Oh. I nostri figli sono salvi, capito? Salvi! E guai a voi se fate qualche cosa storta. Ci siamo noi qui. E allora che volete? La raccolta è finita, ce l'abbiamo fatta. Che credete d'aver risolto? Ma siete pazzi! E lasciale contente adesso. Del resto è meglio che sia finita. Potevamo così. Potevamo avere i tedeschi in casa oggi stesso, no? Vincenzo! Vincenzo! Vi siete già sgonfiati, eh? Chiudi la porta. E adesso cosa pensa di fare? Lei deve fare qualcosa, tutti si illudono. Sono convinti che ormai non c'è più nessun pericolo. È tardi, i tedeschi aspettano. Non è un delitto sperare, figliolo mio. Crede che tutto questo non mi rattristi e non mi umili? Ma riuscirò a impegnarli, almeno sul piano morale. E la prego, anzi, le ordino. Niente più sciocchezza. E nessuna imprudenza. Guai se dessimo loro dei pretesti. Dei pretesti? Ma quali pretesti abbiamo dato fino a questo momento? Quali? Zinfund. Cinquanta chili. Passen Sie auf. Die Person betrug. Sind keine 50 Kilo. Nein, das ist Betrug. Das sind nur 45 Kilo und nicht 50. No, è un imbroglio. Sono 45 chili, non 50. È assurdo. 10 raccoglitori, 5 chili ciascuno. Guardi qui, guardi. 6 e 4, 10. Sono 50 chili, eh? È assurdo. Assurdo. Ma no, dicevo, sono 50 chili. 50 e 300. Ne abbiamo portato 300 grammi in più. Possiamo ripetere la pesatura, se volete. Sono 10 scatole e ciascuna ne conteneva 5 chili, Presidente. Diese 9 oder 10 Schachteln. Da steckt der Betrug. Nochmals von vorne anfangen. Alles kontrollieren. Karat, Gewicht. Und sind's 5 Kilo weniger, so betrachte ich es als persönliche Beleidigung. Verstanden? E se i 5 chili mancano, la prenderò come un affronto diretto alla mia persona. Noi non siamo dei truffatori e abbiamo mantenuto il nostro impegno. Io spero che voi manterrete il vostro. Un giorno le parti si potrebbero invertire e noi ci potremmo trovare al di là di quel tavolo, al vostro posto. E voi qui, al nostro. Sono il commissario di pubblica sicurezza che ha accompagnato qui questi signori per evitare una possibile rapina.
sul mio onore di funzionario dello Stato, le garantisco, signor Maggiore, che il peso è giusto. Ich habe nur gesagt, besser kontrollieren. Keine Zeit verlieren. Von vorne anfangen. Deve essere bandita dai rapporti umani. Gli uomini devono riconoscersi uniti, figli di un unico principio, di un unico Dio. E la nostra legge indica come raggiungere questo mondo diverso, rinnovato, il mondo messianico. Ma allora è nostro dovere. Com'è andata? Più terribile la pesatura che la raccolta. Ma almeno una ricevuta, qualche cosa, una garanzia, insomma. No, niente. Perché io credo. Credo con tutto me stesso ora più che mai che il destino dell'uomo è un altro, diverso, migliore. E nel nome di Dio è l'uomo che questo destino deve costruirsi, ciascun uomo con le sue proprie mani, secondo l'indicazione della nostra legge, antichissima, umanissima. Una che tradisce, vero? Volevi darmi una lezione, non è così? Ma che dobbiamo fare se non cercare di sopravvivere, di essere felici per quel po' che possiamo? Devi vivere, Giulia. Liberati di tutto. Quello che ti dicevo ieri non ha alcun senso. Avevi ragione tu. Qui non si può essere come si vorrebbe. Noi siamo i primi a non volerlo. Nel passato siamo stati un popolo eroico. Ma è troppo tempo che non abbiamo nemmeno il coraggio di alzare la testa.
Sai, me ne vado anch'io. E dove vai? L'ho deciso un momento fa. Raggiungerò dei compagni che sono già alla macchia. Così non sarò più un ebreo che si difende come ebreo, ma un italiano. Un italiano come tanti altri, che combatte contro i tedeschi. Sai, io avrei voluto parlarti, chiederti tante cose, domandarti come siamo cambiati, David. Se vi ho deluso, mi dispiace. Anch'io volevo diventare chissà che cosa. E invece, sono una ragazza qualsiasi. Tu hai fatto tutto da solo. E sei il migliore di tutti. Giulia? Giulia? Buonasera. Buonasera. Signora Giulia De Santis, guarda. Vedi, su questo pezzo di carta siamo già sposati. Sei contenta? E poi ho trovato un appartamento formidabile e ben nascosto. Davide. Addio, Giulia. Non devi sacrificare niente per me, Giulia. Neanche la più piccola parte di te. Non voglio. Sei sicura che non te ne pentirai mai? Te lo domando per l'ultima volta. Massimo, tu non ami una ragazza ebrea piena di problemi da risolvere. Ma ami me. Giulia. Solo Giulia. Una ragazza innamorata e basta. Amico, non è mestiere per te questo. Cambialo, sei ancora in tempo.
che è meglio per tutti. Ma perché? Mi disgusta uccidere. Da 5.000 anni noi ebrei predichiamo l'orrore del sangue. Ma oggi ho imparato. Ho imparato. Ma che aspettiamo ad andarcene? Che i tedeschi diano l'allarme? Davide viene con noi, ormai anche lui è diventato uno dei nostri. Vieni. Su, vieni. Senti, figliola, poco fa io ho avuto qualche brivido di febbre. Forse è meglio, tanto è troppo presto. Resto a casa. Sì, papà. È meglio che tu non venga. Tanto questo riguarda solo me. E io te battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Prego, ascoltami. Ti amo, Massimo. Ma sta accadendo una cosa terribile. I tedeschi portano via tutti. Anche i vecchi e i bambini, capisci? E io sono qui e li vedo. Massimo, io... devo andare anche io. Ho capito, Giulia. Ho capito. Adesso stammi a sentire. Ma dove sei? Telefoni dal solito posto? Io sono felice di sentire la tua voce,
ma vorrei che tu restassi sereno. No, no, no. Cerca di capirmi, io tornerò. E se no, il tempo passerà. Tu sarai un uomo, avrai tanto da fare, da vivere. Lascia un posto per me nel tuo ricordo. Noi dobbiamo vivere insieme, Giulia! Giulia! Ma tutti gli altri, Massimo. Non mio padre soltanto, ma tutti i miei. Capisci? Se io adesso fossi capace di fuggire, di venire da te, tu non potresti più amarmi tanto. Non sarei più Giulia. Ciao, Massimo. Non dimenticarlo il nostro ottobre. Ciao, caro. Ciao. Ora devo andare. No, non andare, non te ne andare. Giulia! Dobbiamo vivere! Giulia!